A Pineto il Movimento 5 Stelle entra a far parte della maggioranza, decisione ufficializzata ieri durante il Consiglio Comunale direttamente dal sindaco Robert Verrocchio, che ha anche nominato come assessore a bilancio e personale il consigliere Filippo Da Fiume. Un cambio che era nell'aria da diverso tempo, visto le continue tensioni in maggioranza con i 4 consiglieri di Italia Viva. In qualche modo siamo in linea anche con i progetti nazionali del Partito Democratico e del centro-sinistra, insomma, che vede già una collaborazione politica in Parlamento tra queste forze, che noi avevamo già auspicato da tempo. C'è stata un'accelerazione, se vogliamo. In questi mesi abbiamo avuto momenti di importante confronto tra, diciamo, la lista o quella che in qualche modo ha creduto a questo percorso di Scegliamo Pineto e il Movimento 5 Stelle. Ieri sera c'è stato l'ingresso, adesso inizieremo a lavorare e a continuare. Ovviamente il Partito Democratico non chiude le porte a nessuno, quindi coloro che vorranno in qualche modo occuparsi del territorio e delle tante sfide che abbiamo di fronte, perché il PNNR offre tante possibilità per i territori, molti fondi sono stanziati proprio per la risoluzione di problemi, penso al rischio idrogeologico, per il potenziamento delle strutture scolastiche, alla mobilità sostenibile, la transizione ecologica, ci sono tante, come dire, azioni che interessa il territorio, quindi noi abbiamo adesso di fronte solamente momenti di impegno collettivo. Questo è arrivato dopo un percorso abbastanza complicato, ma come giusto che sia, perché noi diciamo abbiamo perso tra virgolette le elezioni, ma i cittadini ci hanno votato per attuare il nostro programma, quindi se c'era questa possibilità di portare i nostri temi in maggioranza, alla fine abbiamo deciso, appunto dopo un confronto serrato con quello che rimaneva dell'ex maggioranza dopo la fuoriuscita di Italia Viva, abbiamo deciso insieme al gruppo di attivisti locali di spenderci e di prendere delle deleghe importanti, che sappiamo anche di grande responsabilità, di difficoltà, perché sappiamo che i bilanci degli enti locali sono bilanci complicati da gestire, dove molte uscite sono, come dire, quasi obbligate, quindi c'è poco margine su cui lavorare, ma a me piacciono le sfide, per cui speriamo di fare bene, siamo convinti di fare bene. Poi i cittadini giudicheranno se la nostra scelta è stata quella più idonea e più convincente per gli interessi dei cittadini di Pineto oppure no, con il voto.